Bene, adesso ci spostiamo al touchscreen per le notizie dall'Italia e dal mondo. Iniziamo con Sky TG24. Vaiolo delle scimmie, Ministero della Salute, la situazione in Italia è sotto controllo. Nella penisola non sono stati accertati casi del nuovo ceppo, lo ha riferito Mara Campitiello, a capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute, a seguito dell'accertamento del primo caso al di fuori dell'Africa della variante più pericolosa del vaiolo delle scimmie, che l'OMS ha dichiarato ieri un'emergenza sanitaria globale. Adesso ci spostiamo su ANSA, Medio Oriente, concluso il vertice a Doha, nuovi colloqui nei prossimi giorni, USA, Egitto, Qatar, il lavoro continua. Poi invece TGCOM 24, il Cremlino, la NATO ha aiutato Kiev nell'attacco a Kursk, Lukashenko, Russia e Ucraina trattino. Gli USA annunciano in arrivo altri pacchetti di aiuti per Kiev, esplosioni nella capitale ucraina. E poi ci spostiamo su ADN Kronos, caduta di 1.000 metri dal Cervino, morti due alpinisti, lo ha riferito la polizia svizzera, precisando che l'incidente è avvenuto 2 giorni fa.